chiama dietro Pietro Di Lorenzo di SOS Trader. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Oggi è vero, è il giorno dei panorami belli. Ho visto anche Davide che aveva dietro un bellissimo scenario e insomma, inizia un po' il tempo di vacanza per tutti noi. Però ecco, sono contenta che ci dedicate sempre un po' di tempo anche a noi. Sì, no, è assolutamente. Diciamo per me è una vacanza a metà, nel senso che faccio sostanzialmente lavoro la mattina sui mercati. Mi sono organizzato questa mia micropostazione anche d'estate. Per noi è difficile staccare proprio del tutto la spina. Quindi, insomma, l'appuntamento con Finanza Now è Dove ti imperdibile. trovi? Dove E ti quindi, trovi, niente, Pietro? fa piacere collegarsi anche da qua. Siamo in Cilento, che fra l'altro è un posto meraviglioso, è una zona meravigliosa dell'Italia che consiglio perché veramente. Si possono, insomma, visto che quest'anno le vacanze sono italiane, questa è una zona che mi sento veramente di consigliare caldamente perché si sta proprio bene qui. Ecco, mentre tra qualche mese ti sposterai a Roma, c'è una data ufficiale, so. Sì, grazie per la domanda perché noi abbiamo proprio ieri deciso, abbiamo rotto gli indugi. E abbiamo deciso di organizzare fisicamente l'Investing Roma del 25 settembre. Era una data in verità già prevista, però per ovvie ragioni era difficile capire se farla in modalità online o fisica. Diciamo, abbiamo deciso di rompere gli indugi e decidere per il fisico sostanzialmente per tre ragioni molto brevemente. La prima è che se ci pensi è aperto un po' tutto, nel senso che so che dalle discoteche aperte da settimana scorsa, le palestre, i ristoranti, insomma è tutto aperto sostanzialmente. Sarebbe stato curioso solo lato conferenze e convegni rimanere chiusi. Il secondo, perché nonostante fossimo pronti per una modalità online, onestamente non mi convince questo format di un evento fisico che si trasforma online. Sarà un mio limite, una mia reticenza, ma non sono convinto che il tutto online faccia bene. E la terza è la più importante perché ti dico che veramente abbiamo ricevuto un sacco di richieste su quando si tornava a stare tutti insieme, quando si poteva di nuovo parlare insieme dei visu di finanza, di trading e quant'altro. E quindi queste tre ragioni ci hanno indotto a confermare l'evento per il 25 settembre, che sarà certamente diverso rispetto al passato. Per le ovvie ragioni che conosciamo, è un evento che in primis verrà fatto in assoluta sicurezza, quindi tutte le norme anti-Covid evidentemente verranno rispettate, quindi assoluta sicurezza, ma questa sicurezza comporta anche alcune limitazioni, come sai, quindi il distanziamento e quant'altro, quindi sarà un evento sicuramente diverso, ma secondo me più ricco perché cercheremo di conciliare la parte fisica. Fisica che sarà per un numero ristretto di persone, per le ragioni che dicevo prima, quindi un evento solo per i più motivati, non potremo più accogliere 1500 persone, sarà un numero più basso, quindi solo i più motivati, ma una parte dell'evento, una piccola parte dell'evento sarà streamata, quindi sarà in diretta streaming e quindi consentirà anche a chi non è riuscito a accaparrarsi, diciamo, questi posti esclusivi, che ricordo sono sempre gratuiti, chiaramente, potrà da casa anche seguire parte dell'evento. Quindi cerchiamo di conciliare la fisicità con anche l'online. E soprattutto abbiamo grande determinazione a tornare tutti in aula perché credo che questa, insomma, un po' a tutti noi manchino gli eventi fisici, a me in primis, e quindi l'impegno è, insomma, è forte per cambiare un po' il format, ma per renderlo sempre assolutamente interessante e utile a chi parteciperà. E quindi ci hai dato questa notizia in anteprima su Finanza Now, 25 settembre, Investing 5 Roma. settembre, assolutamente. Poi, se ti fa piacere, diciamo le novità saranno veramente tantissime. Se ti fa piacere, piano piano le tireremo fuori. L'unica cosa che posso anticipare in questo momento di novità più rilevante è che i posti saranno limitati e quindi in questo momento le iscrizioni sul sito sono chiuse.
però c'è la possibilità di essere avvertiti non appena apriranno. Sarà un po' anticipo, insomma, i più veloci riusciranno a partecipare, quindi se si vuole essere avvisati prontamente, non appena aprono le iscrizioni, si può inserire la mail su questa forma che c'è sul sito investingroma.it. E in qualche modo, insomma, si avrà una ragionevole certezza di partecipare. Poi la partecipazione verrà confermata anche telefonicamente, perché vogliamo assolutamente riempire tutti i posti e non vogliamo che le persone si iscrivano e poi non vengono, inibendo la possibilità a qualcun altro che magari era interessato di non partecipare. Quindi, insomma, anche organizzativamente la cosa cambia leggermente, ma insomma, il senso è che l'evento sarà molto ricco di contenuti, di novità. E se ti fa piacere, diciamo, piano piano alzeremo il velo su tutte le cose interessanti. Assolutamente, assolutamente, ci saranno queste tappe un po' preparatorie per investing. E a proposito di tappe preparatorie, oggi anche il presidente del Consiglio Conte lascia l'Italia per la prima volta dopo l'inizio dell'emergenza sanitaria, per appunto iniziare queste tappe preparatorie in vista del prossimo Consiglio Europeo sul Recovery Fund. Incontrerà a Lisbona il primo ministro portoghese Costa, poi si sposterà in Spagna. Ecco, la settimana prossima il Consiglio europeo sarà sicuramente uno dei driver sul mercato, no? Il Recovery Fund, i mercati, gli investitori guardano all'esito, alle decisioni che verranno prese. Nel frattempo l'attenzione è su alcuni dati macroeconomici che segnano ecco, danno delle segnali di ripresa e nel frattempo per quanto riguarda l'Italia, lo ricordiamo oggi, seconda giornata di collocamento del BTP Futura di cui parleremo, poi se vuoi anche darci un tuo commento, Pietro, Certo. ben venga. Mentre ecco, vediamo i mercati. Quest'oggi, dopo un inizio di settimana brillante, vediamo gli indici che stanno ritracciando. Ecco, che settimana si preannuncia per i mercati? Sì, hai toccato un sacco di temi interessanti. In primis, secondo me, c'è questo tema che tu hai ben, di cui hai ben parlato, di questo tour di conti internazionale per cercare consenso all'estero. In realtà, diciamo, la notte è stata lunga per tutto il governo. Insomma, agenzie parlano di questa chiusura, di questo pacchetto, questo ulteriore pacchetto semplificazione. Per le 5 del mattino, e lì secondo me lui ha cercato il consenso interno nel governo per questo benedetto recovery fund. Sappiamo che un'ala importante della maggioranza di governo non è favorevole, e quindi probabilmente informalmente c'è stato questo primo ok da parte dei suoi, e adesso si cerca di andare a trovare il consenso. In Europa inizia con le tappe facili, che sono, diciamo, i paesi latini, e poi il difficile, come sai, è convincere, diciamo, i paesi più intransigenti, quelli più rigoristi, che non amano questo tipo di formula. La cosa sorprendente è che il mercato, diciamo, sta un po' ignorando quelli che sono gli aspetti negativi, si è un po' messo gli occhiali con le lenti rosa, no? Guarda i dati positivi, che però, diciamo, sono positivi se confrontati con quelli degli scorsi mesi in cui c'era il lockdown, quindi, diciamo, sono positivi il giusto, e non guardi invece delle cose negative come il Covid, che a me sta crescendo in molte parti del mondo. Oggi leggevo che l'India è diventato il terzo paese per numero di contagiati, in Sud America la situazione sta abbastanza precipitando e quant'altro. Fra l'altro ci sono anche tensioni fra Cina e Stati Uniti, che anche qui sono abbastanza sopite. Sembra che delle portaerei si stanno muovendo, portaerei americani verso la Cina, quindi non è un bellissimo segnale. Adesso si guarda tutto rosa, il mercato non ne vuole sapere di scendere. Oggi c'è stato un piccolo storno, ma dopo una giornata molto forte di ieri, quindi si sembra che si L'intenzione è quella di fare un'estate all'insegna del toro. Però attenzione, perché secondo me si sta andando un po' oltre, nel senso che vedere il Nasdaq nuovamente su massimi assoluti è una cosa che secondo me siamo andati, diciamo, oltre ogni migliore ottimismo. E quindi affronterei quest'estate, perché ha avuto la capacità di entrare bene, magari a fine marzo, magari scaricando un po' di portafoglio.
perché effettivamente, insomma, stiamo andando un po' oltre quelle che sono le più rosee aspettative. Quindi mi sento di consigliare un atteggiamento prudente. In questo momento si vede tutto col senso positivo, però è un attimo che si torna un po' coi piedi per terra e si guardano le cose per come stanno. Quindi occhio, perché il troppo ottimismo spesso ti fa cadere un po' insomma, dalle nuvole, perché insomma adesso siamo, ribadisco, andati un po' oltre, si vedono anche dei titoli che stanno facendo delle cose abbastanza peculiari, quindi probabilmente liquidare parte del portafoglio potrebbe aver senso in questa fase. Ecco, vediamo un po' di titoli che stanno facendo cose peculiari, Pietro. Assolutamente sì, guarda, la cosa interessante del mercato italiano è che se eri abile nello stock picking, potevi fare delle cose straordinarie nonostante il momento delicato. Penso a titoli ad esempio come Ricordati, come Fineco, come Nexi, che Ricordati e Fineco sono sui massimi assoluti. Nexi mostra grande forza relativa, e questo dimostra il fatto che un attento stock picking, cioè una capacità di individuare i temi in maniera estremamente puntuale, ti può salvare anche qualora non riesci a indovinare la direzione. Quindi, nonostante il mercato da inizio anno perda più del 15%, se avevi puntato su quei titoli, effettivamente stai facendo delle cose egregie. Adesso, secondo me, è il momento di andare. Questi titoli stanno, insomma, stanno performando molto bene. Chi ce l'ha in portafoglio, bene per lui. Chi non ce l'ha, attenderei uno storno del 7-8% dai massimi per provare a entrare gradualmente su questi pezzi. In alternativa, secondo me, un'alternativa intelligente potrebbe essere iniziare a guardare quei temi che invece sono stati talvolta trascurati. Penso ad esempio a Saipem e Leonardo, Finmec e Leonardo, che effettivamente, diciamo, Saipem, nonostante il rialzo record nell'ultimo trimestre del petrolio, non sta incontrando l'interesse degli acquirenti, nonostante abbia anche preso delle commesse interessanti, non è entrato nel radar degli acquirenti, e secondo me qui una politica di ingressi non tutto e subito, ma pensati, valutati nel tempo, quindi magari iniziare adesso con il 20% della posizione e poi, anche qualora il titolo scenda, proseguire potrebbe essere sensato, così come su Leonardo, secondo me, insomma, a questi prezzi inizia a ingolosire con la solita strategia di entrare a piccoli passi, che è un titolo che, nonostante anche qui delle commesse interessanti, nonostante piano industriale interessante, sta un po' risentendo di quelle che sono un po' le allocazioni degli stati delle risorse pubbliche. Tipicamente in questa fase gli stati tendono a, come dire, a spostare risorse dalla difesa a naturalmente sostegno al lavoro e sostegno ai stimoli economici, e quindi tipicamente il titolo è andato un po' nel dimenticatoio. In questa fase, probabilmente, soprattutto per chi ha grande pazienza, non solo provare a comprare sugli storni titoli forti, e penso, come detto, Nexi, Campari, Ricordati, nonché Fineco, ma anche iniziare dei piccoli piani di accumulo su questi titoli un po' dimenticati, che però magari nella seconda parte dell'anno potrebbero tornare a interessare gli acquirenti. E penso anche a Telecom, che effettivamente a questi prezzi, nonostante, insomma, abbia deluso tante volte, potrebbe essere interessante da iniziare a puntarci. Ecco, Telecom che quest'oggi, vado a recuperare anch'io il grafico, ecco, vado... Sì, è in coda, a meno 2,11. Sì, è un po' penalizzata quest'oggi. È un titolo che tipicamente sta facendo fatica. La verità è questa, che in una fase di lockdown io francamente mi aspettavo molto di più, perché è evidente che in quei 2 mesi in cui siamo stati in casa, le telecomunicazioni, quindi la necessità di comunicare a distanza, era molto forte, e quindi mi aspettavo sicuramente qualcosa di diverso. Qui, secondo me, la strategia è abbastanza semplice: bisogna banalissimamente tracciare una trend line dai minimi del 16 marzo toccati in area 20 e 60,
e banalmente tracciare questa trendline che poi congiungerà anche i minimi toccati a metà maggio, il 21 maggio, e quindi entrare sul test di questa trendline rialzista potrebbe essere un buon punto di ingresso a basso rischio. Insomma, in questo momento stiamo parlando di prezzi intorno a 0,33,5, qualcosa del genere, e potrebbe essere un buon livello di ingresso. Qui la storia di Telecom è una storia abbastanza tormentata, no? Con i mercati, se guardi il grafico di lungo termine è un dramma continuo. Però per chi abbia un po' di pazienza, secondo me su sti prezzi un po' più giù potrebbe aver senso iniziare a compricchiare sempre a piccole dosi e sempre tenendo cartucce pronte per doppiare e triplicare gli acquisti. Mentre oggi abbiamo parlato poco delle materie prime, Pietro, vediamo il Sì, balzo del guarda, natural sulle materie gas. prime ci sono diverse opportunità. Lì il tema è trovare anche lo strumento giusto, perché come sai, i trader privati spesso non hanno accesso agli strumenti più efficienti, oppure non hanno un grado di rischio che gli consente di utilizzarli. Tipicamente sulle materie prime, gli strumenti più efficienti sono chiaramente andare direttamente sul future, sul CME, che però, come detto, non tutte le piattaforme di trading hanno questa opportunità, e quindi si va su strumenti derivati e derivati, e quindi tipicamente su degli ETF, degli ETC, nonché dei CFD. Lì la cosa importante è accertare prima che lo strumento sia efficiente, e quindi tipicamente insomma bisogna, soprattutto gli ETC con levereggiati, soffrono di compounding e quindi sono un po' complessi da trattare. Ma insomma, una volta fatto questo, insomma, bisogna accertarsi avere gli strumenti utili, e poi bisogna cercare delle opportunità. Secondo me in questa fase, soprattutto insomma, il natural gas, come al solito, offre grandi opportunità, soprattutto per chi ha grande propensione al rischio. Abbiamo assistito negli ultimi 10 giorni a dei movimenti veramente repentini. Era una grande opportunità il ritorno in area 1,55, $1,55. Adesso il titolo è rimbalzato, la commodity è rimbalzata con grande violenza, e adesso sta proseguendo questo rimbalzo. Quindi natural gas, un eventuale ristorno su magari del 5% a questi livelli, secondo me potrebbe essere anche qui un'opportunità di ingresso. Certo, era meglio entrare 10 giorni fa, ma insomma anche a questi prezzi magari aspettiamo che scarichino un po' gli indicatori di breve, e potrebbe essere una buona opportunità. Poi le granaglie, anche qui qualcosa di interessante ci potrebbe essere, vanno monitorate. Io sulle commodities amo entrare quando i prezzi si avvicinano all'area valore, ovvero a quei prezzi inconsolidamente bassi, tipo 1,50 di natural gas, che in qualche modo stimolano poi il ritorno degli acquirenti. Quindi anche su mettere prima ci vuole una certa pazienza e non essere frenetici negli ingressi, ma aspettare, diciamo, il timing giusto quando i prezzi tornano su livelli assolutamente interessanti storicamente. Allora, in chiusura, se parliamo del BTP Futura, Pietro, ti posso chiedere se hai partecipato o pensi di partecipare? Volentieri, sì, è un'ottima domanda. Noi, fra l'altro, abbiamo scritto anche un articolo sul blog. Ricordo che il nostro blog produce gratuitamente, il blog di SS Trader, ogni giorno una serie di spunti, di articoli, di idee operative. Quindi su BTP Futura abbiamo scritto ieri sul collocamento. No, non ho partecipato, non è nella mia indole. Insomma, ho più una logica da trading. Non sento più Pietro, chiedo alla regia se riusciamo a ripristinare l'audio di Pietro, stendiamo qualche secondo. Stiamo richiamando Pietro Di Lorenzo, ecco nel frattempo Eccoci, mi vediamo, ecco sentite? lo sento, sì ti sentiamo Pietro. Pardon, scusate, penso sia caduta via.
E dicevo, no, l'obbligazione è interessante se si confronta rispetto a quelli che sono i rendimenti in area euro, quindi rispetto a quello che offre il mercato obbligazionario, diciamo, non è male. Però secondo me ha senso per chi effettivamente abbia una logica di lungo termine e quindi riesce effettivamente a una ragionevole certezza anche di prendere i bonus fedeltà per chi non liquida le posizioni nel tempo e quindi potrebbe essere, diciamo, un'opportunità che comunque non dovrebbe secondo me prendere più del 5% del portafoglio per chi ha un orizzonte temporale di lungo termine. E ama ricevere dei rendimenti periodici. È una buona notizia in generale per l'Italia che l'accoglienza sia positiva. Ricordo che questa emissione, a differenza di quella precedente, è solo per i retail e quindi tipicamente dà anche il polso della situazione di quanto diciamo ci si fida dell'Italia. Quindi ben venga una buona accoglienza. Detto ciò, il mercato obbligazionario, secondo me, adesso è molto complesso da trattare perché i premi a rischio sono troppo bassi anche sul BTP, onestamente, il rendimento è quello che è, ma è un discorso generalizzato per tutto obbligazionario. Quindi, in sintesi, in questo momento io non riesco a trovare le opportunità sul mercato obbligazionario e quindi lascio perdere. Però, per chi volesse necessariamente entrare nel reddito fisso, il BTP futura potrebbe essere un'opportunità, diciamo, ragionevole, considerando quello che offre la casa in questo momento. Bene, grazie allora a Pietro A Di te. Lorenzo per essere stato con noi. Buon proseguimento, buone vacanze. Ci riaggiorniamo Grazie, settimana grazie mille. prossima. Grazie, buona giornata.